di tutta la sacra saga. Giuda l'Iscariota, quello zelota di Giuda l'Iscariota, è il mio personaggio preferito. Giuda, lasciatemelo dire, ha fatto la più grande puttanata della storia dell'uomo. Mangiare la mela, stiamo parlando di quell'altro cretino, è stata grande vaccata, ma almeno lì o là, a seconda dei punti di vista, c'erano una donna nuda e un serpente stronzo. Ma Cristo santo, Giuda Iscariota, 30 danari che manco te li sei potuti godere, che manco te li sei goduti. Tuttavia, il problema è profondo, il problema è complesso e andrebbe discusso. Giuda, quello zelota di Giuda l'Iscariota, non aveva scelta. Giuda è stato scelto. Giuda venne scelto da qualcuno molto in alto. E se un giorno potrò mai viaggiare nel tempo, mi farò un viaggetto aritroso all'indietro di 2000 anni o qualcosina di meno e glielo andrò a dire. Giuda, gli dirò. Giuda Iscariota, quando stasera ti invitano a cena, di che non puoi, di che non puoi assolutamente, inventati qualcosa, sparisci, al limite vai dove sai, a prostitute, ma non andare a quella cena. Giuda, guarda il labiale, non andare a quella cena. E al diavolo tutti i paradossi temporali. Al diavolo tutti i paradossi temporali. Se avessi una macchina del tempo, io glielo andrei a dire, lo avvertirei, quello zelota di Giuda l'Iscariota. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live.